Direi che non c'è sigla migliore, canzone migliore per dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, perché è davvero lei, Forever Young. Giuseppina Rosco, buongiorno. Buongiorno caro direttore Fabio, eccoci qua. Allora, Allora. Giuseppina, prima di tutto dovevamo dare una notizia, per me è un po' triste, però ma avrai avuto le tue buone Sì. ragioni e quindi anzi ti appoggiamo in questa scelta. Dopo quanti anni, ormai che andava, dopo 3 anni di Tre anni, notiziario, il sì. notiziario di Giuseppina Rosco, che era un giornalino, un Un ottimo flyer, strumento, sì. è un ottimo strumento per conoscere, per sapere cosa succedeva Per nella sapere di zona, più cosa no? succede nel municipio e nel comune, però ci sono delle criticità che non si Vabbè. potevano più risolvere, Però insomma. grazie allora prima di tutto per aver fatto questi 3 anni davvero voce Sì, della città. della Veramente, città, ecco. è Però, vero. subito appena lei chiude il Si computer per dire apre una tac, porta, infatti, sì. allora ci sentiamo al telefono, giusto, Giuseppina? Ci sentiamo al telefono e vi voglio parlare del progetto 100 idee, un Cinque idee. progetto che il Comune di Milano sta organizzando, già strutturato con le associazioni che operano sul territorio, lanciando la campagna proprio 100 idee, una iniziativa che è dedicata ai ragazzi e alle ragazze di età tra i 14 e i 18 anni, che nasce proprio con lo scopo di coinvolgere i ragazzi nella progettazione di idee, di iniziative e di attività che sono individuate proprio per la loro età e che devono avere poi una ricaduta sul loro territorio. Ok. Addirittura il comune per questa attività prevede anche il supporto dei cosiddetti facilitatori, cioè quelle persone che, avendo strumenti operativi e anche di idee, possono aiutare i ragazzi a mettere in pratica le idee, a supportarli nella progettazione e soprattutto ad aiutarli una volta che saranno selezionati alla realizzazione che avverrà tra il 2025 e l'inizio del 2026. Come si arriva a questi progetti o a questa opportunità? Sì, intanto stanno già facendo delle iniziative nelle scuole per pubblicizzare questa opportunità. Ok. Ci si può collegare al CAG, che è il centro di aggregazione giovanile che c'è in ogni municipio, in particolare nel municipio 3, e la cosa ancora più interessante è dove questi progetti saranno collocati come storia, come animazione, come progettualità. L'Hub Rizzoli, che è già una realtà molto particolare, dove ci sono Ok. già molte realtà associative. Il campo teatrale, che è una delle esperienze teatrali più coinvolgenti del municipio, e soprattutto il Parco della Lambretta, che è quello che sorge Ah, sì. al collegamento con Rubattino e il nuovo polo che si sta estendendo tra la zona di Rubattino e Segrate Redecisio. Questa cosa qui è molto interessante perché finalmente non si parla solo di diamo l'opportunità ai giovani, ma diamo le opportunità con anche degli aiuti, non Ok. solo economici, ma Sì. anche di persone competenti che lavorano con i ragazzi stessi. E questo ci daranno anche loro notizie su come va, su come non va, ma sicuramente è un'attenzione molto Ma molto interessante. particolare. Giuseppina, quindi se ho capito bene, cioè, ci saranno delle associazioni, delle persone, dei professionisti che Sì, diventeranno a tutti gli effetti che dei tutor aiuteranno no, per per aiutare questi ragazzi, le quelli che idee di si questi ragazzi. Ok. candidano, esatto, a questa esperienza che, tra l'altro, essendo un'età molto particolare, 14-18 anni, sicuramente ha un effetto psicologico per i ragazzi, Sì? ma anche di comincio a fare anch'io qualcosa per il mio futuro, del mio territorio, della mia società e del mio stile di vita. Ecco, questo credo Bello, che sia bello, molto bello, bello, importante. bello, bello. Invece un'altra attenzione, questa completamente diversa, ma che Sì? qualifica il Municipio 3, Ok. il Municipio 3 ha organizzato uno sportello informativo e di supporto per future mamme e neogenitori, non solo le mamme, ma le mamme e i futuri genitori, perché la genitorialità non è una cosa a sé stante, è un progetto che coinvolge le persone. Dove si tiene questo sportello? Le persone come fanno a rivolgersi? Possono rivolgersi al Centro Milano Donna di via Narni 3, che è sempre collocato in zona Rizzoli, ogni mercoledì dalle 9 alle 13, oppure il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19, se nella sede del municipio in via Sansovino 9.
due punti strategici, uno più centrale, uno collocato nella zona Rizzoli, che come vedi ritorna sempre Eh perché sì, eh è sì. una situazione in divenire molto positiva, che ha sofferto anni di abbandono, ma che grazie a questi ultimi, non solo quest'anno, ma anche negli anni precedenti, sicuramente può ottenere risposte positive per le loro difficoltà. Beh, insomma, l'attenzione su una zona così importante è giusta. Ne è un'altra, È Giuseppina? giusta. Un'altra si Ok. chiama Progetto di Musica Urbana Diffusa. Cosa vuol dire? Si ripresentano diciamo, i pezzi da 90 della storia dei film. In questo caso è il film Miracolo a Milano, che ricordiamo tutti, Sì. il giorno 13 novembre alle ore 18 presso l'Auditorium del Municipio 3 in via Vassori Peroni. Viene proiettato questo film, ma ci sarà anche una mostra permanente presso la Biblioteca di Lambrate, quella collocata proprio nelle vicinanze, per capitalizzare sia la storia sia i momenti di questo film e la storia parallela legata proprio alle vicende di questo film, che ancora oggi merita un'attenzione e una riflessione molto particolare. È un'iniziativa che vede il Municipio 3, il Circolo Acri, circolo molto presente nella politica sociale del municipio e soprattutto Book City, che è ormai un colosso nella formazione culturale. E da Chiarissimo. ultimo, per darvi un'ultima idea, vi dico anche che sabato 16 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro San Giuseppe di Viareggi 21, la compagnia teatrale Alma Rosé, un altro bel pezzo di storia teatrale presenta, sempre sul lato della genitorialità, uno spettacolo come rilettura al femminile nel mondo di madri e figli, in particolare figli adolescenti del nostro tempo. Oh, Perché questo? tema difficile Perché questo. è un tema molto difficile. Questo però ti dà la dimostrazione che il municipio non ha una particolare linea interpretativa, però offre le opportunità di riflessioni a tutti A coloro tutti, che vogliono giusto. conoscere le opportunità. E con questo credo di avervi detto le cose più importanti. Ecco. L'ultima, ve lo dico, stanno dal punto di vista della mobilità Sì. sistemando il marciapiede, la carreggiata che riguarda la zona di Corso Buenos Aires, in particolare dalla via Petrella a via Pergolesi. Ok. Questi lavori dovrebbero concludersi per la fine di dicembre e speriamo che i problemi anche legati alla mobilità con questo intervento si possano risolvere, perché la zona è francamente molto particolare. Eh sì, lì la mobilità impatta in maniera forte appunto in quella zona. Bene, Sì, Giuseppina, sì. ecco, lo dico a chi ci sta ascoltando da casa, questo è ciò che mi piace di Giuseppina, la nostra inviata di quartiere, la nostra inviata nella zona, la nostra Grazie. inviata appunto, che appunto lei oggi ha chiamato il Municipio 3, ma niente vieta di trovare altri inviati di quartiere che magari nei prossimi giorni appunto ci potranno raccontare. Quindi se siete anche voi inviati di quartiere, beh, potete scriverci al 331-7853-555 e dire, oh guarda che io sono la maggiolina, so tutto, vi racconto io e vi dico tutto quello che sta succedendo qua. Perfetto, noi ci colleghiamo con voi. Benissimo, Giuseppina, tu devi essere di benissimo. ispirazione per gli altri inviati di quartiere, va bene, Grazie, dai. molto gentile. Noi ci aggiorniamo martedì prossimo alle 7:30. Benissimo, a presto Giuseppina. Grazie, Un buona abbraccio giornata a Giuseppina tutti, anche Rosco. ai nostri ascoltatori. Ascoltatori, Ciao ciao. bravissima Giuseppina, grazie mille, andiamo con un po' di musica. Questa era la nostra inviata di quartiere nel Municipio 3, Giuseppina Rosco, e potete essere anche voi appunto un inviato. Basta scriverci 331-7853-555. Ciao Giuseppina, a martedì prossimo. Ciao ciao.